Buonasera, andiamo a vedere quali saranno i principali argomenti del telegiornale. Seduta del Consiglio Comunale a Chiaravalle Centrale. I chiarimenti della nostra redazione in merito alle dichiarazioni dell'ex sindaco Gregorio Tino. E per la cronaca, ferito un 36enne in una sparatoria a Vibo Valentia. Ed è scoperto un bunker nell'Andrangheta a Rosarno. Ville con i soldi del sindacato, sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Un bottino di 2.000 euro in una rapina all'ufficio postale di Marina di Gioiosa ed è stata intitolata una piazzetta al patrono San Biagio a Chiaravalle Centrale alla presenza di Monsignor Vincenzo Bertolone. Questo è altro dopo la pausa. Apriamo il nostro notiziario con questo comunicato da parte della redazione giornalistica. La redazione di Teleionio smentisce categoricamente l'errata ricostruzione dei fatti che il consigliere di minoranza di Chiaravalle Centrale, Gregorio Tino, ha riportato con un post su Facebook in merito all'ultima seduta di consiglio comunale. In particolare, non è vero che la nostra TUP sia stata richiamata in aula dal sindaco per mettersi al servizio della maggioranza, come Tino lascia intendere. Al contrario, operatori e giornalisti erano già in consiglio, avendo effettuato le riprese integrali della seduta. Gli stessi hanno intervistato nell'ordine due esponenti di minoranza, tra cui lo stesso Tino, e uno di maggioranza, cioè il sindaco. Tutto è avvenuto nella stessa aula consigliare davanti a numerosi testimoni. Affermare il contrario è fuorviante, oltre che falso. È sentito il consigliere comunale di minoranza Tino Gregorio, che ha contattato la nostra direzione rendendosi disponibile a un chiarimento. Come sempre, la nostra emittente televisiva ha sempre dato ascolto a tutte le voci e così farà anche con il consigliere Gregorio Tino. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, sparatoria a Vibo Valentia, un ferito e un arresto. Sparatoria ieri sera a Vibo Marina, nel quartiere Pennello. Un 36enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito con il calcio di una pistola alla testa e trasportato in ospedale a Vibo Valentia. Con l'accusa di aver esploso 3 colpi di pistola, la polizia negli stessi istanti ha arrestato Luciano Macri, sorvegliato speciale di Vibo Marina, attualmente in stato di fermo in questura a Vibo Valentia. La polizia ha avviato le indagini per stabilire se vi sia un collegamento fra il ferimento, l'esplosione dei colpi di pistola e l'arresto. I carabinieri di Busto Arsizio e Lonate Pozzola hanno arrestato Cosimo Fiorito, 54 anni, figlio di Salvatore Fiorito, esponente di spicco dell''Ndrangheta in Lombardia. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordinamento di carcerazione della Procura Generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria per una condanna a 12 anni di carcere per traffico di droga. Fiorito è stato condannato per un ingente traffico di droga tra il 2010 e il 2012 su tutto il territorio nazionale. Scoperto un bunker dell''Ndrangheta a Rosarno. Un bunker di oltre 20 metri quadrati, realizzato in muratura nel sottosuolo delle campagne di Rosarno, in contrada Bosco, ad una profondità di circa 2 metri, è stato scoperto dagli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, impegnati nella ricerca di latitanti. Al bunker si accede da una botola in cemento che si apre a scomparsa, scorrendo su appositi binari a circa mezzo metro al di sotto della superficie. Dalla botola, attraverso un pozzo verticale, si entra in un cunicolo corridoio lungo circa 9 metri, che conduce alla stanza bunker munita di illuminazione elettrica, letti, cucina e bagno. La struttura completamente interrata e mimetizzata da una superficie uniforme con lo stato naturale dei luoghi circostanti era sorvegliata da alcune microtelecamere esterne nascoste nelle vicinanze. Gli investigatori della sezione criminalità organizzata e catturandi della squadra mobile di Reggio Calabria ritengono che il bunker sia stato utilizzato da latitante la cosca dell''Ndrangheta di Rosarno. I tecnici del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria hanno effettuato accurati accertamenti alla ricerca di tracce utili alle indagini. Al bunker che è stato sequestrato dalla squadra mobile sono stati apposti i sigilli. Dalla scoperta del bunker è stata informata la direzione distrettuale di Reggio Calabria, che coordina le inchieste di criminalità organizzate della cattura dei latitanti, e la Procura della Repubblica di Palmi, competente per territorio.
Due malviventi col volto coperto e con in mano arnesi da scasso hanno compiuto una rapina all'ufficio postale di Marina di Gioiosa Ionica. Dopo essere entrati nell'ufficio tramite una porta secondaria posta sul retro, i due si sono fatti consegnare dagli impiegati degli sportelli tutto il denaro presente nei cassetti, pari a circa a 2.000 euro in contanti. Al momento dell'irruzione nell'ufficio postale c'erano diversi clienti. Dopo il colpo, i due rapinatori sono fuggiti senza lasciare traccia. Ville con soldi del sindacato, sequestrati beni per 3 milioni di euro. I finanzieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito una misura cautelare patrimoniale emessa dal GIP del locale tribunale che su richiesta della procura ha disposto il sequestro di appartamenti, casa al mare, autovetture, conti correnti bancari e postali, depositi a risparmio, polizze assicurative, fondi, pensione e conti deposito titoli per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di due persone responsabili di un'associazione sindacale nel Vibonese. Secondo l'accusa, il denaro riscosso negli anni dall'associazione, invece di essere impiegato per le finalità previste attraverso una serie di operazioni bancarie, veniva distratto, depositato su conti correnti bancari riconducibili agli indagati e utilizzati per fini squisitamente personali. Secondo le contestazioni mosse dalla procura, i soldi distratti servivano per l'acquisto di appartamenti in città d'arte, case in rinomate località balneari o venivano spesi per esercizi commerciali che trattano elettrodomestici, articoli di ottica, calzature e altro. A conclusione delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Benedetta Callea, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia ha ritenuto la sussistenza in capo agli indagati non solo del reato di appropriazione indebita aggravata, ma anche quello di autoriciclaggio, avendo gli indagati reimpiegato le somme di denaro sottratte in attività economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Torniamo a parlare dell'operazione Stigi, annullato l'arresto dell'ex sindaco di Mandatoriccio. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'ex sindaco di Mandatoriccio, Angelo Donnici, coinvolto nell'operazione Stige della DDA catanzarese condotta contro le cosche di 'Ndrangheta nel Crotonese. Lo ha reso noto i suoi legali, gli avvocato Tommaso Caligiuri di Rossano e Roberto Laghi di Castrovillari. I difensori in una nota hanno espresso grande apprezzamento per il Tribunale della Libertà, che pur se gravato da un enorme carico, con un grande scrupolo professionale ha diligentemente valutato le argomentazioni difensive. I legali hanno evidenziato l'assoluta estraneità dell'avvocato Donnici rispetto al reato ipotizzato a suo carico di concorso in turbativa d'asta, sottolineando come lo stesso ufficio del PM, nel delineare il quadro indiziario, nel mentre aveva interloquito sulla posizione di ciascun indagato, nulla aveva addebitato a Donnici, nei cui confronti, peraltro, sul piano della correttezza, nessuna esigenza cautelare era stata evidenziata. Si noti bene, hanno sostenuto i difensori, che il Tribunale della Libertà non ha operato revoca, ma addirittura l'annullamento della misura cautelare, ciò evidentemente per assoluta mancanza degli elementi essenziali previsti dal legislatore. Nel caso dell'avvocato Donnici, sostengono i suoi difensori, il Tribunale di Catanzaro ha emesso un netto verdetto di innocenza. Il nostro cliente ha interesse a che sulla vicenda si faccia piena luce. Donnici ha molto sofferto, ma non può che esprimere la propria fiducia nella magistratura, che in pochi giorni ha ripristinato il suo onore e la sua immagine, sempre apprezzata dalla comunità professionale e sociale in cui opera. E proseguiamo con la cronaca: di 30 anni la richiesta di pena per Paolo Di Profio, infermiere di 48 anni, reo confesso di aver ucciso l'ex cognata Annalisa Giordanelli nel gennaio del 2016. L'uomo la colpì più volte con un piede di porco, sorprendendola mentre faceva sport a Cetraro. La riteneva responsabile della fine della sua relazione con la sorella. La richiesta di pena, l'ergastolo diminuito per il rito abbreviato, è stata formulata questa mattina dal pubblico ministero Maria Francesca Cerchiara davanti alla Corte d'Assise di Cosenza, presieduta da Giovanni Garofalo a Latere. Inchiesta sui fondi dell'ex Gescal. Si torna in aula il 10 maggio.
Il PM Benedetta Callea ha chiesto il rinvio a giudizio per le 16 persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Vibo sull'acquisto della sede dell'ATERP con i fondi ex Gescal. L'udienza preliminare è stata fissata dal GUP Lorenzo Barraco per il prossimo 10 maggio. Tra gli indagati, accusati a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio in concorso, turbativa d'asta e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, ci sono l'ex commissario dell'ATERP di Vibo, Antonio Daffinà, il vicepresidente del Consiglio regionale all'epoca dei fatti assessore ai lavori pubblici, Pino Gentile, il direttore generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, Domenico Pallaria, l'ex dirigente del Dipartimento Antonio Capristro, il costruttore nazareno Guastalegname e l'imprenditore Antonino Stagno. Per loro nel luglio 2017 è scattato il sequestro preventivo di beni per 800.000 euro. Gli altri indagati per i quali il PM ha chiesto il processo sono Giuseppe Maria Romano, Emilio Minasi, Giuseppe Raffaele, Luciano De Pascali, Nicola Concetto Barbuto, Vito Caglioti, Nicola Giuseppe Bosco, Giuseppe Pepe, Michele Montagnese e Serafino Fiammingo. Al centro della vicenda c'è il tesoretto dei fondi ex Gescal, un fondo che inizialmente contava circa 277 milioni di euro, di cui oggi, stando alla ricognizione effettuata dalla Regione, ne sono rimasti spendibili solo 6. L'ipotesi è che parte di questa riserva milionaria, alimentata per anni dalle buste paga dei lavoratori e destinata all'edilizia residenziale pubblica, sia stata dispersa per operazioni poco chiare, come quella al centro dell'inchiesta relativa all'acquisto della sede dell'allora ATERP Vibonese. E la Corte dei Conti di Catanzaro ha revocato la confisca beni agli eredi di Cosma Congiusta. La Corte d'Appello di Catanzaro ha revocato la confisca dei beni disposta nei confronti della moglie ed eredi di Cosma Congiusti, uccisa nel novembre del 2010 a Nicotera, nel Vibonese, mentre rientrava a casa. La vittima era ritenuta dagli inquirenti vicina al clan Mancuso. I giudici, in accoglimento di istanze dell'avvocato Giovanni Vecchio, hanno ritenuto che un immobile adibito ad abitazione familiare e ad altri fabbricati ubicati a Nicotera, intestati alla donna, sono stati realizzati in epoca antecedente alla detenzione e dalle condanne rimediate dal marito. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata aveva concluso per l'inammissibilità dell'istanza. L'omicidio di Cosma Congiusti, sul quale indaga la DDA di Catanzaro, ad 8 anni di distanza, resta invece totalmente impunito. Operazione Cloaca Maxima, liquami sversati nel fiume Crati, sequestrato depuratore di Rende. I carabinieri forestali del gruppo di Cosenza hanno sequestrato il depuratore consortile Valle Crati di Rende. L'operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Cosenza, denominata Cloaca Maxima, ha portato anche all'esecuzione di 6 misure cautelari nei confronti di dirigenti ed amministratori della società che ha in gestione l'impianto. I liquami prodotti dal depuratore, secondo quanto è stato riferito dagli investigatori, finivano nelle acque del fiume Crati senza essere trattati in modo conforme alla legge. Ne derivava una condizione di grave inquinamento con conseguenti pericoli per la salute pubblica. Sangue infetto, condannati Bossi e Perfetti, assoluzione per Rizzuto. 2 sentenze di condanna e 1 di assoluzione. Questo è il verdetto all'esito del primo grado di giudizio del processo denominato Sangue Infetto. Il collegio dei giudici, presieduto da Giusi Ianni con all'atere Urania Granata e Palmira Formoso, ha emesso sentenze di condanna nei confronti di Marcello Bossi e Osvaldo Perfetti, difesa degli avvocati Franz Caruso, Nicola Carratella e Emilio Perfetti, assolto per non aver commesso il fatto Luigi Rizzuto, difeso dagli avvocati Francesco Chiaia e Gianluca Bilotta. Per Marcello Bossio, all'epoca dei fatti primario del reparto di immunoematologia, il Tribunale ha disposto la condanna in carcere per 2 anni, oltre al pagamento e le spese processuali. Condanna di reclusione per 7 mesi invece di Osvaldo Perfetti, che nel 2003 rivestiva l'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza. Per entrambi, oltre al pagamento e le spese processuali, il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per 6 mesi. Ci fermiamo per una breve pausa. Riprendiamo le notizie. Pronto soccorso pugliese, incontro con ASP e aziende ospedaliere. Prosegue il lavoro sinergico fra il Comune e le istituzioni della sanità pubblica catanzarese per individuare le soluzioni alle diverse problematiche del pronto soccorso dell'ospedale pugliese. Sentiamo il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Perri.
Sì, diciamo che la riunione di oggi è una riunione tecnica che fa seguito all'incontro che le tre aziende hanno avuto con il sindaco di Catanzaro, con il dottore Abramo. E in questa riunione abbiamo condiviso l'idea che i nostri servizi dell'emergenza urgenza si parlassero direttamente, non solo diciamo, attraverso delle lettere, attraverso la convocazione degli stati generali diciamo, dell'emergenza urgenza. Quindi ritengo che non conosco ancora i contenuti perché la riunione deve iniziare, ma si condivideranno delle scelte, magari a delle criticità che potrebbero essere evitate. Il contributo che l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro può dare, ricordo a tutti che noi abbiamo come ospedali nella nostra diciamo, giurisdizione l'ospedale di Lamezia Terme, l'ospedale di Soverato e l'ospedale di Montagna di Soveria Mannelli, è quello di poter come dire, assumere anche in prima persona tutte le patologie che possiamo trattare nei nostri ospedali, quindi cercando di far arrivare di meno delle persone diciamo, che hanno necessità di patologie per le quali si deve ricorrere per forza al lab. Mi riferisco per esempio alla traumatologia, alla neurochirurgia. Noi non abbiamo nei nostri ospedali reparti di neurochirurgia che possono ospitare questi pazienti e quindi gioco forza dobbiamo diciamo, fare riferimento all'ospedale Hub che è il pugliese. In realtà, ecco, se vuole una considerazione da parte di un direttore generale medico, quale io sono, e coesistono in questa criticità molteplici aspetti che vanno da alcuni deficit strutturali e organizzativi e che vanno anche ad un cattivo uso del pronto soccorso da parte dei cittadini, perché alcune volte il pronto soccorso diciamo, viene utilizzato in maniera impropria, perché non si trova il medico di medicina generale, perché qualcuno vuole fare il furbo che pensa di eludere il ticket, ma non è così perché lei lo sa che c'è il ticket per il pronto soccorso e per la visita specialistica. Quindi ecco, si tratta di costruire una rete intorno ai pronto soccorsi, non solo quello di Catanzaro ma quello di Lamezia, per far sì che il minore numero possibile di persone non abbia diciamo, un accesso indiscriminato in questi luoghi. Dall'altro lato si deve potenziare quello che è il filtro della medicina territoriale, qui naturalmente sono chiamato in causa io come direttore generale. E molti non sanno che già la provincia di Catanzaro da questo punto di vista è una provincia privilegiata perché circa 110.000 utenti della nostra provincia sono utenti di studi medici associati, le cosiddette unità complesse di cure primarie, le UCCP, che diciamo servono e sono aperte alcune H12, altre H24, addirittura mi riferisco all'UCCP Michelangelo di Lamezia Terme, e noi abbiamo dei dati in nostro possesso che i pazienti dei medici che sono in studi associati ricorrono di meno al pronto soccorso. Quindi una soluzione per il futuro qual è? Estendere a tutta la popolazione questa modalità di accesso, di modo che il cittadino che si trova a Falerna, a Gizzeria, ad Albi, a Taverna, abbia l'accesso per 12 ore nei servizi diciamo, degli studi medici associati. Se è una patologia grave, è chiaro che c'è il SUEM 118, ci sono i servizi di guardia medica, che adesso si chiamano continuità assistenziale, che devono fare questo tipo di filtro. E per questo oggi ci parliamo insieme. Parliamo chi ha la responsabilità della sanità territoriale con chi ha la responsabilità diciamo degli ospedali, quelli di più elevata, quindi c'è anche il Policlinico Mater Domini. L'ideale sarebbe, io lo dico sempre, questa è una mia visione, mi assumo la responsabilità personale di quello che dico, che se ci fosse un'unica azienda e un unico direttore generale che diciamo, avesse la responsabilità globale di questo sistema, probabilmente le cose potrebbero andare anche meglio, perché è come dire, uno modula le risorse tra i vari comparti, l'ospedale di primo livello, l'ospedale di secondo livello, e quindi ha i pronto soccorsi che dipendono tutti da uno e quindi le direttive possono essere univoche. Però questa è una proposta che lancio anche da questa vostra emittente. E la provincia di Catanzaro potrebbe avere un'unica azienda che sovrintenda tutti i percorsi,
al percorso dell'azienda universitaria, dell'azienda territoriale e dell'azienda ospedaliera. Potrebbe facilitare le cose, ma nessuno di noi ha delle soluzioni miracolose. La riunione di oggi, ripeto, è quella di fare dialogare i servizi di emergenza e urgenza, di assumere protocolli e decisioni condivise che potrebbero alleviare l'accesso al pronto soccorso. Io poi, per onestà anche intellettuale, devo dire che questi problemi emergono soprattutto in coincidenza di iperafflusso, come è normale e come succede in tutti i pronto soccorsi d'Italia, di accesso indiscriminato di persone con l'epidemia influenzale, complicanze, ansie, allarmi alcune volte immotivate, e nel periodo delle ferie estive, quando il personale si riduce perché deve godere di almeno 2 settimane di ferie. Poi ecco, si rientra nella normalità. Mi risulta, diciamo, che la situazione al pronto soccorso di Catanzaro non sia quella di 15 giorni fa, perché non perché sono migliorate, ma perché i pazienti che arrivano sono anche di meno. Quindi, diciamo, si deve cercare di mettere in atto le cose che in questo momento, con questa organizzazione strutturale, con questa organizzazione aziendale, possiamo fare. L'intento di oggi è un intento di tipo propositivo e quindi, ecco, ben venga questa riunione. Secondo me ce ne dovrebbero essere anche ulteriori altre, a parte i direttori generali. Sono più riunioni di dialogo tra tecnici sulle modalità di invio, anche di, come dire, passaggio dei pazienti da uno setting assistenziale ad un altro. Quindi la riunione ritengo che sia positiva, perché c'è, le dico chi siamo oggi, c'è l'azienda sanitaria territoriale, c'è l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, l'azienda Mater Domini, l'azienda di Crotone e l'azienda di Vibo Valentia, con tutti i responsabili dei servizi di emergenza urgenza, quindi pronto soccorso, rianimazioni. Ennesimo incidente lungo la trasversale delle Serre. Ennesimo incidente lungo la trasversale delle Serre nel tratto compreso tra Simbario e Chiaravalle. Uno spiacevole incontro-scontro fra una 4 station wagon ed un grosso cinghiale. L'auto, che ha riportato ingenti danni percorrendo il tratto in questione in direzione Chiaravalle, ha impattato un cinghiale di grosse dimensioni. Il conducente dell'auto ne è fortunatamente uscito illeso, ma purtroppo per l'animale non è stato lo stesso. Ormai incrociare su strada questi animali selvatici è diventato una spiacevole consuetudine, oltre che un serio fattore di rischio a causa dei tanti incidenti registrati nel corso degli ultimi mesi. Il problema cinghiali è ormai un'emergenza che affligge buona parte del territorio calabrese. Da troppo tempo il fenomeno ha assunto le sembianze di una piaga che ha arrecato danni per decine di migliaia di euro, soprattutto nella zona delle Serre e Preserre Vibonesi. Quanto si dovrà attendere prima che si faccia qualcosa per contenere la proliferazione incontrollata degli ungulati? Cosa deve accadere prima che chi di competenza mette in campo le misure necessarie a tenere, se non altro, gli animali lontani dalle strade? Deve per forza scapparci il morto? La situazione è ormai insostenibile. A farne le spese sono i cittadini. Chi ricompensa loro dei campi distrutti, delle recinzioni e del raccolto danneggiati e, come in questo caso, dei veicoli distrutti? È necessario quindi intervenire per mettere in atto tutte le misure necessarie a preservarne l'incolumità dei cittadini. Parliamo adesso di questa lettera che è stata inviata all'ANAS da parte del Coordinamento Territoriale Calabria. Con una lettera indirizzata al Presidente ANAS, Coordinamento Territoriale Calabria, al Prefetto di Catanzaro, al Sindaco di Badolato, il Comitato dei Cittadini chiede la costruzione di una passerella pedonale di attraversamento del ponte sul fiume Vodà, strada statale 106 e 90, in territorio del Comune di Badolato. I sottoscritti Yolanda Papero e Vincenzo Squillacioti, si legge nella lettera, cittadini di Badolato, domiciliati in Badolato Marina, a nome personale, quali referenti fiduciari di decine e decine di cittadini interessati al problema dell'attraversamento a piedi del ponte in oggetto, perché abitanti a sud dello stesso, senza alcuna altra strada alternativa, pregano le autorità in indirizzo della massima attenzione su quanto segue. Con la presente, i sottoscritti cittadini chiedono ai responsabili delle istituzioni in indirizzo di conoscere a che punto
raggiunto l'iter delle attività finalizzate alla realizzazione della passerella pedonale per l'attraversamento del suddetto ponte Vodà. Si ricorda che la passerella, richiesta nelle forme dovute con insistenza e con urgenza nella primavera del 2016, è stata formalmente promessa dall'ANAS nella persona del funzionario ingegnere Longo a Catanzaro nell'incontro del 21 giugno 2016, alla presenza del sindaco e del tecnico del comune di Badolato, dell'architetto Curcio, direttore dei lavori, allora in corso per la messa in sicurezza di 5 ponti storici in questo comprensorio, e del sottoscritto Vincenzo Squillacioti, rappresentante dei cittadini richiedenti. Nel proseguo della lettera si evidenziano le criticità della circolazione. Si ritiene utile sottolineare che il promesso e realizzato semaforo intelligente per creare sul ponte il senso unico alternato non raggiunge l'obiettivo sperato, perché manca il personale di vigilanza per accertare e sanzionare numerosi trasgressori che creano spesso nell'incontro difficoltà e temporanei blocchi del traffico. Né in ogni caso il semaforo potrebbe garantire l'incolumità di chi è costretto all'attraversamento a piedi, perché la sede stradale è stata ristretta dalla posa dei pesanti blocchi di cemento a protezione del ponte, né ci sono più disponibili per ripararsi all'occorrenza gli spazi delle arcate. Pertanto, in considerazione della prolungata persistenza di pericolosità per i pedoni, per lo più anziani, disabili e con difficoltà di deambulazione, con conseguente grave rischio di incidenti che potrebbero essere anche mortali, si prega di accelerare, ciascuno nella fe e spera di propria competenza, i tempi di accelerazione della passerella, in attesa della necessaria e urgente concretezza e nella speranza di non dover essere costretti a intervenire presso altri organi dello Stato, si gradirebbe un cortese cenno di riscontro. Da parte sua il sindaco Gerardo Mannello si è fatto interprete della denuncia del comitato, chiedendo alle varie istituzioni, ANAS e prefetto, di fornire tutte le indicazioni inerenti all'iter procedimentale finalizzato alla realizzazione dell'opera, onde scongiurare la grave pericolosità più volte denunciata dai cittadini. Ed ora ci spostiamo a Davoli per questo servizio. Acqua potabile e acqua irrigua, storie e prospettive per la Calabria e lo Ionio Catanzarese. Questo è il tema del seminario che si inquadra nell'ambito dell'attività della Lega Navale Italiana, sezione di Davoli, e che si è tenuto presso il centro polifunzionale. Sentiamo Paolo Veltri ai microfoni di Gianni Romano. Allora, dottor Paolo Veltri, continuando a parlare di acqua, sicuramente soldini se ne sono spesi in questi anni, però non proporzionalmente al problema. Certamente, qualche investimento è stato fatto, ma è necessario investire molto di più. Investire molto di più traendo beneficio sicuramente da quelli che sono i progetti straordinari che la Regione deve fare nell'ambito dei progetti europei, quindi mettendo nell'agenda principale il problema dell'acqua. E poi il cittadino deve capire che l'acqua si deve pagare, il giusto, però l'acqua che si consuma è normale che si paghi. E mettendo assieme questi due tipi di risorsa, quindi risorsa del cittadino, risorsa dell'ente pubblico attraverso i progetti speciali, si possono trovare i soldi per mettere a sistema questo complesso mondo dell'acqua. Ricordiamoci che però non è da poco che Catanzaro, città capoluogo, è finita sui media nazionali proprio per la mancanza di acqua, in una terra come la Calabria dove l'acqua ce n'è in abbondanza. Catanzaro è una città che ha un problema molto particolare, è alimentata da un solo acquedotto, quindi da una sola grande condotta che peraltro corre per buona parte del suo percorso lungo il fiume Alli. Quindi è sufficiente che si interrompa quella condotta e Catanzaro rimane senza acqua. Il sistema deve essere reso molto più flessibile, nel senso che l'approvvigionamento deve avvenire da più risorse, e poi queste vecchie condotte costruite all'epoca della Cassa del Mezzogiorno hanno necessità di essere riprogettate, riviste, sostituite probabilmente. Dottore Veltri, ad oggi com'è la situazione monitorata in Calabria? La situazione monitorata la posso confermare in termini di risorsa, ce n'è tanta. Ci sono alcune opere che sono iniziate e che necessariamente devono finire, e nei comuni bisogna ripartire rivedendo tutte le reti di distribuzione che probabilmente sono vecchie, sono mal concepite e c'è molta perdita di risorsa. Ricchissimo il programma del secondo concorso teatrale interregionale Città di Chiaravalle Centrale. Confermati i prezzi popolari sia per gli abbonamenti che per i singoli appuntamenti. Si comincia domenica 4 febbraio con la Cantina delle Arti di Sala Consilina, che presenterà Na Storia Antica. Appuntamento dunque alle ore 18:30 al Teatro Impero di Chiaravalle Centrale. Cambiamo argomento, intitolato una piazzetta al patrono San Biagio di Chiaravalle Centrale. Il servizio.
una comunità in festa, quella di Chiaravalle Centrale. Questa mattina è stata intitolata una piazzetta al protettore della città, San Biagio, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertoloni. La piazza Agorà, Forum, piccolo o grande, è stata sempre un luogo di incontri, di affetto, di commercio, di amicizia, di fraternità. Ma questo momento a Chiaravalle non rappresenta solo ricordare il significato della piazza, manifesta la devozione che si ha verso San Biagio, protettore di Chiaravalle, e anche la devozione dei fedeli di questa zona, come hanno curato questa piazzetta e l'immagine di San Biagio. Cosa dire ai fedeli? Continuate ad essere devoti di San Biagio, a imitarlo, a curare non solo perché vi curi la gola, ma vi eviti i peccati di gola. E soprattutto ci insegni a volerci bene tutti quanti e a custodire, alimentare e ravvivare la nostra fede, considerandolo il bene più grande che il Signore ci ha dato. Lei ha ricevuto il ringraziamento dell'amministrazione comunale per la sua presenza attiva qui a Chiaravalle. La mia presenza, non solo per questo bel rapporto che c'è con la città, con la cittadina, con le scuole, con la parrocchia, sono venuto diverse volte, ma anche per un motivo personale. Sono nato in un paese che è dedicato a San Biagio. Nella prima diocesi aveva come patrono San Biagio Cassano lo Ionio, quindi motivi affettivi e motivi di affetto, affettivi personali e di affetto verso la cittadina di Chiaravalle, non potevano non obbligarmi a venire in questo paese. Poi tra l'altro incontro lei e sono gioioso. Biagio prega per noi, benediceci, accompagnaci e intercede per noi quando ti invochiamo, perché per mezzo tuo il Signore ci conceda le grazie che servono per la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sì. Sì. Fuochi pirotecnici e banda musicale hanno illuminato la mattinata alla presenza degli amministratori comunali di Chiaravalle. Credo che questo è uno dei tanti risultati che nel passato le amministrazioni guidate da noi hanno voluto riqualificare. Se noi pensiamo a quello che c'era in questa area, c'era una discarica, poi noi l'abbiamo, con il recupero del centro storico, l'abbiamo recuperata e successivamente, per la volontà di un cittadino di questo rione, un Peppino Pirritano, ha voluto fortemente, prima della sua morte, intitolare questa piazzetta a San Biagio, cosa che è stata fatta. Oggi si conclude un percorso che è stato iniziato nel 2009 con la targa ufficiale che intitola questa piazzetta a San Biagio, un fatto molto importante,
ma questa è la dimostrazione: quando le cose si fanno bene, poi alla fine i risultati ci sono e i cittadini lo apprezzano. Sì, Antonio Macri lo ricorderemo sempre per l'opera che stava facendo. È stato poco nel Consiglio Comunale di Chiaravalle, ma è bastato quel tempo, anche se breve, a lasciare un segno indelebile. Anche quella presenza oggi qua, come dicevo nel mio discorso sull'intitolazione della piazza, anche su questo fatto di essere oggi qua e anche e soprattutto per volontà sua. Io l'ho detto, oggi lo dimostra la gente che è presente, le cose semplici sono le cose più belle e oggi noi come comunità chiaravallese siamo veramente contenti di questo, l'ho detto, sono grato al Vescovo perché venendo, stando qui con noi ha dimostrato quanto ci tiene e quanto vuole bene a questa nostra comunità, l'attenzione che sta ponendo. Noi, vedete, la famiglia che di questo quartiere hanno preso uno spazio molto piccolo, anonimo, e lo hanno reso così bello, lo hanno arredato, hanno fatto sì di poterlo rendere simbolicamente oggi la piazza più importante di Chiaravalle e noi di questo gli siamo grati perché si riparla anche fortemente di San Biagio, il nostro patrono. Don Diezi dal 2009 ci ha creduto anche in questa intitolazione e oggi se siamo qua diciamo grazie a tutti quanti loro, lo diciamo fortemente a nome di tutta la comunità chiaravallese. Felice il parroco Don Enzo Diezi che ha ringraziato tutti per l'opera realizzata e l'accoglienza a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone. È già in festa in sé perché il 2 e il 3 per Chiaravalle sono due giornate importanti. Questo evento della piazzetta la rende ancora più solenne perché si sperimenta la generosità, la semplicità e poi questa piazza assume un carattere particolare, come dicevo al Vescovo prima, no? Assume un significato particolare perché significa che quando uno semina e ha pazienza si vedono i risultati. Allora, l'idea di una persona coltivata bene è stata capace di contagiare un gruppo di persone e far aumentare sempre di più la devozione a San Biagio ed ecco il risultato, un bel punto di riferimento, un bel punto di ritrovo. E non dimentichiamo mai, perché la piazza, lo sottolineava anche il Vescovo in un passaggio, no? La piazza rappresenta la crescita culturale della comunità. Gli antichi greci nell'agorà facevano cultura, in piazza si discuteva dei vari problemi esistenziali, dei problemi dell'origine del mondo, da Plutone a Socrate, e diventa sempre di più un punto di riferimento, è quello che ci auguriamo noi per Chiaravalle, perché questo qui diventa un punto di riferimento dove possiamo crescere sia spiritualmente che socialmente. Bene, anche per questa sera è tutto, a me non resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera.